Sport e legalità a braccetto nella seconda edizione di PES Gara in programma il prossimo weekend a Piazza Salotto. Manifestazione organizzata dall'Associazione Passologico, dalla Guardia di Finanza e dal Comune, che è così giovane ottiene già un prestigioso riconoscimento con il campionato nazionale dei 10 km di corsa su strada. Lo sport diventa un linguaggio universale, un'opportunità per, come dire, concentrarci e far riflettere sui temi oggi più attuali, la legalità e la salute. Infatti, non è soltanto una corsa per sgare per la legalità, è un momento complesso, articolato su 2 giorni, il prossimo fine settimana, il 9 e il 10 settembre. In cui Pescara sarà al centro dell'Italia, sia per la tutela del diritto alla salute, ci sarà infatti il villaggio della prevenzione, quindi con tutta una serie di screening oncologici e cardiovascolari, e poi domenica partiremo con le diverse gare. Tutela, promozione della legalità, ma anche assicurazione in qualche modo alla popolazione. È stata un'estate intensa per tutti voi, un bilancio certamente positivo. Sì, il bilancio è positivo ed è frutto di un impegno corale coordinato dalla Prefettura di Pescara e assicurato da tutte le forze dell'ordine e quindi naturalmente dalla Guardia di Finanza come Polizia Economico-Finanziaria. Abbiamo passato un'estate tranquilla qui nella provincia di Pescara e questo anche grazie alla presenza costante delle forze dell'ordine e della Guardia di Finanza.